Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Oggi volevo condividere con voi quello che sto facendo in questa giornata, insomma, queste giornate di quarantena. Fortunatamente stanno passando in maniera abbastanza veloce. Passo le mie giornate, insomma, lavorando, facendo video su YouTube e sto sperimentando anche un po' la cucina thailandese che mi piace molto. Sono qui da circa 7 giorni, devo dire che ho sempre mangiato fondamentalmente piatti più o meno thailandesi, tra quelli insomma che ci portano lo staff dell'albergo e qualcosa ordinato fuori, ma devo dire che dopo qualche giorno comincio ad avere un po' voglia di mangiare qualcosa che non sia thailandese, qualcosa più simile insomma al palato europeo. Devo condividere con voi quello che ho fatto poco fa. Ho ordinato una pizza. Ho ordinato la pizza da Pizza Company con l'app Grab, che qui usano tutti, è l'app forse più utilizzata, insieme forse a un altro paio, per ordinare online. Devo dire che funziona molto bene. Ho ordinato appunto una pizza al formaggio, quindi insomma vedremo poi che pizza arriverà. Ora vi faccio vedere a schermo cosa si vede per farvi capire quest'app, come funziona bene, tutti i dettagli che ci dà quando facciamo un ordine. Ecco, come vedete la pizza è in preparazione. Dovrebbe arrivare intorno tra le 5:35 e le 5:50. Qui c'è il nome del driver che me la consegnerà. Vedete allora arriva, sono The Pizza Company, 344 baht, che sono circa 8 euro più o meno. Double cheese pizza, quindi vedremo che pizza incredibile arriverà. E poi ovviamente c'è appunto il mittente, che è Pizza Company, il Lux Hotel, che è l'albergo dove sono io, e funzionerà così: loro la consegneranno, l'albergo pagherà in contanti direttamente a loro. Quindi questa è l'app di cui parlavo, Grab. Chi conosce un po' questi posti sa che queste app sono veramente ottime. Tra l'altro, le prime volte che le utilizzi sono sempre dei bonus di benvenuto. In questo caso io alla fine avevo anche 50 baht di sconto, quindi alla fine pagherò qualcosa meno di 300 baht. Eccola qui in alto, quindi vedete Pizza Company Delivered GF014, che è il codice, e poi c'è la possibilità di insomma dare un voto rate order. Adesso vuol dire che la pizza è stata consegnata sotto alla reception dell'albergo. Adesso vediamo appena me la portano su, perché ovviamente essendo in quarantena non posso poi muovermi per andare a prenderla. Eccola qui, è arrivata, quindi Pizza Company 319 baht. Cerchiamo, è arrivato anche diciamo la cena che consegna direttamente l'albergo. Proviamo ad aprirla. Ecco qua ragazzi, è arrivata la pizza. Questa è una bella pizza da Pizza Company, una pizza definita tipo double cheese pizza, sembra più una focaccia, però insomma, essendo qua a Bangkok, ovviamente non ci lamentiamo. Adesso insomma mi siedo qua con calma, la provo e poi vi faccio sapere poi com'è, insomma, dopo qualche giorno di astinenza, diciamo. La proviamo, vediamo, dai, a dopo. Eccoci qua, quindi pizza sorprendentemente, devo dire, buona, più che una pizza, era una specie di focaccia al formaggio, però buona, mi ha soddisfatto. Probabilmente prima della fine della quarantena me ne rifaccio un'altra da Pizza Company. Devo dire che in realtà questa pizza che è arrivata in realtà è perché abbiamo avuto un piccolo disguido con l'albergo, il quale, insomma, avendo capito di aver fatto un mezzo errore, ha deciso di darci una specie di coupon, quindi 1500 baht da spendere in pasti a domicilio, a consegna. Quindi insomma ha deciso di investire una parte, questi 300, in questa pizza appunto che vi facevo vedere. Questo per farvi capire, è una cosa che ho detto anche in una live di ieri sera, che è difficile per noi europei, almeno per noi in generale, mangiare sempre solo cucina thailandese. Ogni tanto il nostro corpo ha bisogno di qualcosa che ricorda un po' le nostre origini, il nostro palato. Però ovviamente poi giustamente c'è anche chi mi dice: quando vengo in Thailandia riesco a mangiare sempre cucina thailandese. Io questo non riesco a farlo. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto il video, cosa ne pensate anche di questa pizza. Io proseguo la mia quarantena, più o meno sono ormai a metà. Scrivetemi nei commenti appunto cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanella per le notifiche, appunto per i prossimi video, per le prossime live che faremo sul canale. E come sempre, quindi ci vediamo al prossimo video, al prossimo aggiornamento da Bangkok. Ciao a tutti da Thailandia. Ciao ciao.